Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di emorragia postpartum, che è un'emergenza sia per la madre che per il sanitario che la assiste. Per farlo, ho il piacere di essere in collegamento con il professor Mariano Iaccarino, che è primario ginecologo ostetrico emerito all'ASL Napoli 1. Buonasera, professore, ben trovato. Buonasera, buonasera. Quindi oggi parleremo di questo argomento che è veramente molto importante. Che cos'è quindi l'emorragia postpartum e qual è la sua incidenza sulla popolazione? La donna dopo il parto perde sangue, però naturalmente questa perdita può essere contenuta oppure può essere eccessiva. Noi parliamo di emorragia postpartum, che c'è una sigla. PP, emorragia postpartum, quando la perdita ematica dai genitali della donna supera i 500 centimetri cubici di sangue. Naturalmente questa perdita può essere limitata a 1500-1000 cc, ma può essere anche superiore. E nei casi in cui la perdita di sangue eccede i 500 centimetri, si parla di emorragia postpartum lieve. Quando invece va oltre i 1000 centimetri cubici, l'emorragia si definisce maggiore. Quando va oltre i 1000-1500 si parla di emorragia postpartum massiva, massiva. Quindi, secondo l'Organizzazione della Sanità, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa emorragia si può verificare nelle prime 24 ore successive al parto. Noi sappiamo che nel parto c'è prima l'espulsione del bambino, poi c'è l'espulsione della placenta e delle membrane. Questo fenomeno si chiama secondamento, conosciuto dalle donne come secondamento, e dopo si va incontro al coito. Tutte le donne in quel periodo perdono sangue, hanno una alloplasia ematica, che deriva dal greco, significa parto, puerperio, queste sono l'alloplasia in greco. Ora, se queste perdite sono contenute, sia per un parto vaginale, se sono contenute in 300-400 cc, tutto ok. Se vanno oltre i 500 si parla di questo fenomeno. È estremamente pericoloso perché è la prima causa di mortalità delle donne. Noi sappiamo che nel mondo, nei paesi sottosviluppati, una donna ogni mille bambini nati vivi perde la vita, mentre invece nei paesi sviluppati il rapporto è 1 a 100.000 donne che fa questo. E quindi si vede che la medicina ha fatto progressi sia nei paesi sottosviluppati che nei paesi europei e nell'America. Dal 1955 le morti materne per eventi legati al parto sono diminuite. Prima nel 1955 erano 100, 133, nel 70 53, nell'80 13, nel 1990 sono ridotti a 9 e così via. Questi numeri, questi dati sono stati ampiamente rivisti e controllati, in quanto il Ministero della Salute ha dato incarico ad un istituto, l'ITOS, cioè Italian Sorveglianza del Parto, Italian, insomma c'è un istituto di sorveglianza che fa parte dell'ISIS, cioè l'Istituto Superiore di Sanità. Dal 2008 ad oggi si sono avuti degli studi molto importanti di 10 anni che ci dicono che attualmente la mortalità materna per eventi legati al parto, cioè eventi che si possono verificare sia durante la gravidanza, sia durante il parto e sia nelle prime ore dopo il parto, nei primi 42 giorni che seguono il parto, attualmente in Italia è del 9 per 100.000 donne. È chiaro?
Ora, questa è una conquista perché l'indice di mortalità materna è un segnale, è un indice anche del livello di assistenza e del livello della sanità di una nazione. Noi siamo ai primi posti in Europa, insieme all'Olanda e ai paesi del nord. Siamo uniti, siamo allo stesso livello della Francia. Quindi talvolta si sentono dei titoli che l'assistenza sanitaria dall'Italia è ancora scadente, eccetera. Invece noi siamo sicuri perché questi risultati sono sicuri perché sono stati elaborati dai centri di sorveglianza, ripeto, che il Ministero della Salute ha incaricato l'Istituto Superiore di Sanità a guardare attentamente questi numeri. E si è visto anche che finora la mortalità materna era stata sottostimata, ma con questi sistemi la sottostima è controllata e si cerca di arrivare a dei dati certi. C'è stato riconosciuto questo merito a livello europeo, cioè noi siamo a pari della Francia e possiamo essere presi come nazione da imitare. Va bene? Quindi, professore, ma qual è la causa più frequente dell'EPP, quindi emorragia postpartum, e perché quindi è un evento che dobbiamo temere? La causa più frequente dell'emorragia postpartum è l'atonia postpartum. L'atonia, come dice il nome stesso, è una patologia che si sviluppa quando l'utero non ha il suo tono normale. Qui si rappresenta un utero dopo il parto. Quando la donna ha partorito, espelle il bambino, l'utero naturalmente raggiunge quel livello che è indicato come 2. Dopo un po' di tempo l'utero si contrae e si passa a livello 1 e infine si forma il globo di sicurezza. Perché l'atonia postpartum è una sindrome, è una condizione gravissima perché comporta una notevole perdita ematica dal situs placentale. Questo che vedete la placenta, anche la faccia, questa è la faccia fetale della placenta, dove c'è la faccia materna della placenta. Quindi si vede che la placenta. E questo schema vi mostro, vi fa capire come la placenta è un organo che provvede alla respirazione del feto, fino a che è in utero, e che provvede alla respirazione e al nutrimento del feto stesso. In questo organo, che è nettamente vascolarizzato, c'è un complesso di vasi che vengono discontinuati, vengono recisi a livello di questo livello, cioè dello strato spongioso della placenta. Quindi si comprende che quando la placenta, quando è nato il bambino, l'utero si contrae e deve espellere dalla placenta. Quando la placenta si distacca, c'è un insieme di vasi sanguigni che vengono proprio recisi. E da queste boccucce fuoriesce il sangue. Questo è un fenomeno fisiologico. A questo punto interviene, e quindi interviene una perdita di sangue, che è controllata in un primo momento dalla contrazione dell'utero. Si forma cioè il globo di sicurezza, l'utero si contrae, diventa duro come il legno, noi lo definiamo, ha una consistenza lignea. E si ha una contrazione del muscolo che comporta la chiusura di tutti questi vasi. In altri termini, per le prime ore subito dopo il parto, subito dopo l'espulsione della placenta, si verifica un'emostasi che si definisce meccanica. A questa emostasi segue l'emostasi chimica, vale a dire sia una trombosi in corrispondenza di queste bocche vasali che sono state recise e quindi la donna perde una quantità di sangue controllata. Abbiamo detto che per un parto vaginale normale in una donna sana si ha una perdita di sangue che varia dai 300-400 cm.
Quando c'è l'atonia non si possono, logicamente le perdite ematiche sono molto più abbondanti. Si immagini che in 5-10 minuti, in 5-10 minuti la donna può perdere anche 2 litri di sale. E quindi questo è il motivo per cui adesso c'è questa sorveglianza molto attenta al postparto. Nei nostri libri postpartum significa le 2 ore dopo che succedono alla espulsione della placenta. Questo perché? Perché in questo momento c'è stata la possibilità di un'emorragia. E naturalmente la sorveglianza deve essere molto attenta in questi pochi minuti, perché si tratta di 120 minuti perlomeno. Perché se non si verifica l'emorragia in questi minuti è molto difficile che si abbia nelle ore successive. Comunque, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le perdite sangue che costituiscono un'emorragia postparto si possono protrarre anche in 24 ore. Allora, quando si è verificata l'emostasi, la donna continua a perdere sangue con la famosa locazione per 3-5 giorni sono perdite di sangue. Dopo il quinto giorno, al quinto all'ottavo giorno circa sono perdite siero-ematiche e dopo l'ottavo giorno si hanno delle perdite che sono prevalentemente sierose e contengono poche altre. Professor Iaccarino, ma questo evento, l'EPP, si può prevedere ed eventualmente curarlo? Sicuramente, ecco il motivo per cui oggi si raccomanda di partorire in ospedale e non più a domicilio, perché praticamente noi quando arriva una donna in ospedale noi dovremmo essere attenti al cosiddetto fattore rischio. Una donna che ha un polidramnios, una donna che ha un bambino che pesa in utero o più di 4 kg, una donna che ha avuto in passato, nelle parti precedenti, un'emorragia, una donna che ha avuto un'eclampsi, cioè una gravidanza molto difficile, complicata, eccetera, eccetera, è predisposta logicamente alla perdita di sangue, quindi all'emorragia postparto. Così come ci sono degli eventi legati al parto, per esempio un parto vaginale spontaneo, cioè senza l'applicazione di forcepe o di ventosa, e un parto che chiaramente non evolve difficilmente verso l'emorragia postparto. Così come bisogna controllare con molta attenzione la placenta dopo che è stata espulsa, non deve essere buttata direttamente nei rifiuti speciali, ma deve essere attentamente esaminata. Se ne deve controllare lo spessore, se ne deve controllare le dimensioni, perché se rimane in utero una parte della placenta si può avere l'emorragia. Abbiamo detto comunque che l'atonia postpartum è il più probabile, il fattore che con maggiore probabilità può portare alla perdita ematica massiva, cioè quella che va oltre i 1000 cc, anche i 2000 cc di sangue. E naturalmente questa situazione deve essere controllata. Cioè nel postpartum la donna non può andare direttamente in reparto, ma deve stare per un periodo di osservazione di 2-3 ore almeno, dove si deve controllare il fondo dell'utero dove è piazzato, se l'utero è contratto, la consistenza dell'utero, per vedere se l'utero è contratto. Poi bisogna controllare le perdite che quest'utero provoca, che questa contrazione provoca, e poi bisogna vedere inoltre il corso della pressione, la temperatura, come respira la donna, la respirazione. Bisogna vedere se è sudata, bisogna vedere la quantità di urina, in altri termini bisogna controllare tutti quelli che sono i parametri vitali. Se questi parametri vitali sono soddisfacenti, la donna dopo 3 ore può tranquillamente andare in reparto, altrimenti deve rimanere in osservazione. Quando poi si verifica malauguratamente la perdita di sangue continua, cioè se l'utero si mantiene atonico
non c'ha la forza di produrre il globo di sicurezza, non assume cioè quella consistenza lignea, la donna continua a perdere sangue. Allora noi dobbiamo intervenire sia con rimedi medici, che sono ovviamente conosciuti da tutti coloro che esercitano l'attività della professione ostetrica o specialista in ostetrice, che sono i farmaci che fanno contrarre l'utero. Si passa dal famoso sintocino, i medici, i farmaci tutti e conosciutissimi, e poi ci sono le prostaglandine, che sono anche altri farmaci molto tra questi. C'è un preparato particolarmente importante per noi, il Naladol, che ha la possibilità di far contrarre con maggiore intensità. Quindi, se l'osservazione della donna durante questo periodo ci dà un segno di allarme, allora bisogna provvedere con tutti i sistemi per evitare che la trasfusione di sangue possa evolvere verso, perché la perdita di sangue possa evolvere verso uno shock emorragico, e può evolvere anche negativamente. Ma professor Iaccarino, quindi gli ospedali e le case di cura che sono autorizzati all'assistenza al parto sono anche in grado di fronteggiare un'emergenza di questo tipo? Assolutamente, gli ospedali e le case di cura devono essere attrezzati, e io sono sicuro che la maggior parte, la stragrande maggioranza degli ospedali italiani sono ben attrezzati. Non solo devono essere attrezzati, ma per quanto devono adesso, secondo me per obbligo e non per un patto facoltativo, tenere esposti dei panel che ci dicono quello che dobbiamo fare in caso di emorragia severa, emorragia grave. E questo perché? Perché praticamente quando si verifica un fatto del genere, il medico che ha assistito al parto non deve perdere tempo, non si deve smarrire nella ricerca di fare chissà che cosa. Deve immediatamente parlare al coordinamento di tutte quelle che sono le azioni che si devono mettere in pratica in questo momento. E quali sono queste? Innanzitutto avere un'ostetrica che faccia questa sorveglianza del postpartum, cioè controlli la temperatura, il polso, si urina la donna, le perdite, il fondo dell'utero, e valuti la quantità di sangue, perché veda, è difficile valutare con esattezza la quantità di sangue. Oggi noi abbiamo dei dispositivi di plastica che si mettono sotto sul tavolo operatorio, sul tavolo, sulla sedia a parto, in modo che noi abbiamo un'idea di quanto sangue ha perduto la paziente. Comunque, a parte questo, poi si deve, il medico che dirige la sala parto deve mettersi in contatto con il centro trasfusionale per vedere se ci sono almeno 4 unità di sangue, chiaro, se l'emorragia è severa. Se non ce ne stanno 4, ce ne saranno 2, ma ci devono essere in sede almeno 2 unità di sangue, sicuramente ci sono negli ospedali. Così come si deve mettere in contatto con l'anestesista. L'anestesista deve essere presente, perché i controlli che fa l'ostetrica devono essere fatti sotto la sorveglianza dell'anestesista, che deve controllare la pressione arteriosa, deve controllare le condizioni, il sensorio della paziente, se la paziente è smarrita, se non ha un controllo delle proprie attività mentali, eccetera. Tutte queste sono le dati molto importanti, e naturalmente nessuna figura meglio dell'anestesista è in grado di controllare. Poi si passa poi all'operatività ostetrica, che naturalmente, ripeto, cose molto importanti, anche se una banalità: si devono preparare 2 accessi venosi molto grossi, i condigliachi grossi, in modo che si possa mettere immediatamente una,
una trasfusione e non hanno questa trasfusione, non corre il rischio di interrompersi se l'ago è piccolo e si può facilmente occludere. Quindi i due accessi venosi sono un rimedio talvolta che fa cambiare la possibilità di sopravvivenza che si può trasfondere attraverso questi due accessi una quantità di sangue notevole in pochi minuti. Allora, quello che noi dobbiamo tenere presente è innanzitutto una diagnosi rapida e un'attuazione di tutte quelle che sono le terapie immediate. La diagnosi rapida, logicamente, presuppone che il medico sia sicuro che ci sia in un parto vaccinale la sola atonia o deve essere sicuro che non ci siano delle lacerazioni vaginali, perché l'emorragia può derivare non solo dall'atonia dell'utero, ma può derivare da una lacerazione che si è avuta in corrispondenza della vagina, una lacerazione alta che è difficilmente visibile, una lacerazione del colo dell'utero. E quindi la donna deve stare in prossimità della sala operatoria, perché se il sanitario ha il dubbio, se ha avuto un parto vaginale, e c'è il dubbio che questa emorragia sia provocata da una ritenzione di placenta o da una lacerazione del collo dell'utero, la donna va portata immediatamente in sala operatoria ed in anestesia si fa una revisione della cavità uterina dove non ci devono essere né residui placentari né membrane che non siano rimaste attaccate alla parete uterina e poi si controllano al cervice, cioè il colon dell'utero e la vagina. Quindi se l'emorragia è determinata dalla sola atonia uterina, si provvede con questi farmaci che abbiamo detto. Ci sono comunque dei casi che sono dovuti, per esempio, a patologie della coagulazione del sangue. Quindi manca cioè la trombina, non si viene a formare la fibrinogia nella trombina e quindi non si ha la coagulazione, cioè l'emostasi meccanica è quella che è prodotta dalla contrazione uterina. All'emostasi meccanica deve seguire l'emostasi chimica, cioè si devono formare dei trombi in corrispondenza di tutti quelli che sono i vasi sanguigni che sanguinano, quelli dei vasi sanguigni che sono stati recisi dalla espulsione della placenta. Quindi, se l'emostasi chimica non avviene, bisogna consultare un ematologo per vedere se ci sono problemi della coagulazione. Ecco il motivo per cui la donna, quando viene in ospedale, deve essere attentamente esaminata per valutare i fattori di rischio, perché questi problemi della coagulazione in genere si conoscono prima che inizi il parto. Ci sono donne che hanno dei problemi di trombofilia, donne che hanno dei problemi delle patologie minori che comunque la mancanza del fattore ottavo, eccetera, possono portare delle proteine S, la proteina sono la proteina C, sono fattori importantissimi per la coagulazione. Ci sono delle sindrome in cui ci sono delle deficienze di queste sostanze nel sangue della paziente, per cui l'emostasi chimica non si verifica dopo l'emostasi. E allora è importante mettere la donna in prossimità della sala operatoria, fare una diagnosi precisa e cominciare a pensare quello che cioè, attuare poi in pochi minuti passare alla curare nel periodo. Professore, quando si verifica un evento del genere, quindi un EPP, emorragia postpartum, c'è una qualche probabilità che la donna possa perdere l'utero? Sì, c'è una probabilità che la donna perda l'utero, però questa è l'ultima spiaggia. Abbiamo detto che il medico che si trova in queste condizioni non si deve lasciare perdere, non si deve far sopraffare dall'angoscia e dalla preoccupazione della preoccupazione della condizione della donna che è una condizione grave. Allora, ci sono molti rimedi. Si comincia con i rimedi medici, abbiamo detto, con gli uterotonici che sono diversi e quindi si devono somministrare con l'aiuto dell'anestesista nei momenti più opportuni, nei dosaggi più opportuni. Si deve somministrare sangue.
Se non si ottiene il risultato, si può passare a degli interventi. Per esempio, in un ospedale attrezzato si può passare alla radiologia operativa che hanno la possibilità di occludere le arterie uterine e provocare, cioè, degli emboli a livello delle arterie uterine, di modo che non arriva più sangue all'utero. Oppure si può fare un intervento conservativo all'utero, che consiste nella messa in opera di un dispositivo che si chiama il Patron Valley, cioè un palloncino di una specie di catetere che si introduce in utero e si gonfia sui 300-500 centimetri di cubo, in modo che le pareti uterine vengono compresse dall'esterno, dalla contrazione, dall'interno dell'utero, da questo liquido che si trova nel palloncino. E questo è un sistema che si dice pervaleo nel 70% dei casi, però c'è ancora una quota di donne che hanno bisogno dell'intervento vero e proprio, cioè ci sono gli interventi che consistono nella legatura dei vasi uterini, le due arterie uterine, uno per l'altro, vengono legate o addirittura si possono fare degli interventi, si possono avvicinare la parete anteriore alla parete posteriore del glutine, di modo che in questo spazio non si può più raccogliere sangue. E infine c'è l'isterectomia. Però ci vuole il buon senso. Se io mi trovo a contatto con una donna che sta in un momento di estremo pericolo per la vita, devo mettere in atto l'intervento di cui ho pratica e di cui sono sicuro dei risultati. Ecco perché finora noi che non abbiamo, io adesso sono in pensione, ma comunque faccio parte della categoria di medici che non hanno esperienza di questo Bakre-Ballon, di queste altre metodiche chirurgiche, si può procedere tranquillamente a un'isterectomia, la quale comporta la perdita dell'utero, che ripete, l'ultima spiaggia, l'ultimo tentativo che si deve attuare, che ovviamente non c'è prezzo per la vita di io tengo ancora delle questioni medico-legali perché ho asportato l'utero a una donna giovane, però questa donna è salva e mi fa la causa proprio della vita di saccimento del danno perché io le ho tolto l'utero, nonostante quando è entrata in sala operatoria questa donna era morta, quasi, era moribonda e aveva un livello di emoglobina di 4 grammi. Però io ho la coscienza tranquilla perché in quel momento ho attuato un intervento di cui ero sicuro, cioè l'asportazione di l'utero, se un sanitario esperto la attua, la deve compiere in mezz'ora, 30 minuti, e quindi facendo l'utero si toglie la causa dell'agonia, e quindi si salva una donna, si salva una vita di un essere giovane. Certo, bene professore, io la ringrazio molto, ed è stato bello ascoltarla, è stato bello proprio sentire la sua premura, la sua attenzione, la sensibilità nei confronti della donna e della salute della donna. Grazie professore. Quello che è importante è non credere di aver fatto tutto, bisogna essere presenti fino all'ultimo momento, oltre l'ultimo momento che una puntata a termine gli interventi che dovevo fare, perché non si deve lasciare assolutamente la donna in condizioni. Benissimo, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.